Che qui oggi si testimonia concretamente cosa abbiamo scritto nel DM71, che è la pietra miliare della riforma della sanità territoriale e anche come verranno spesi i soldi del PNRR, cioè rinforzando una risposta di prossimità ma anche una integrazione con il sociale. È una struttura di prossimità, una struttura che fa riferimento a una popolazione di circa 40.000 abitanti che ha l'ambizione di dare risposte non solo singole ed episodiche, ma proprio risposte di salute, risposte a più professioni, a più soggetti, quando parliamo di percorsi integrati, quando parliamo di multiprofessionalità. Ecco, vogliamo dire questo, qui ci saranno i medici di medicina generale, ci saranno gli specialisti, ci sono già anzi, e con percorsi individuati, cioè addirittura avremo il consultorio e poi se ci giriamo qua sulla destra avremo tutta quella dimensione importantissima che va assolutamente integrata con il sanitario, che è l'ambito sociale. Veramente importante per il territorio, un'opera attesa che sono convinto darà grande soddisfazione ai cittadini. Troveranno tutto il polo sociale, quindi tutte le attività legate alle assistenze sociali, le richieste che possono essere fatte per quanto riguarda l'alloggio, il sostegno economico, ma soprattutto la sinergia con la parte, diciamo, più ospedaliera, sanitaria, e quindi anche la possibilità di intercettare per tempo, con scambio di informazioni, anche situazioni di criticità e di debolezza delle famiglie.